Qui siamo con la seconda AMAT del corso manutentori dell'IPSIA, dell'Istituto Gaia Olenti. Ci è piaciuto moltissimo questo progetto ed è nata subito una sinergia con Massimiliano. I ragazzi hanno apprezzato e hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e da prima di Natale che si sporcano le mani e stanno aiutando Massimiliano a sistemare le biciclette, quindi mi raccomando, anche voi, se volete contribuire, portate la vostra bici e Antonio, Andrea, Fabio e Marco la sistemeranno per voi. Il progetto Beta nasce dalla volontà di portare queste bici riparate ai bambini nel deserto che ne hanno molto bisogno per spostarsi da casa a scuola. Quindi nasce dal mio viaggio nel deserto dove ho visto queste realtà e quindi ho iniziato a raccogliere un sacco di biciclette vecchie che abbiamo tutti nel garage, anzi lancio un appello, chi ne ha può portarcene, e le stiamo sistemando con i ragazzi proprio perché c'è questa volontà di riportarle a posto, tutte le nostre vecchie bici che avremmo buttato via, invece le risistemiamo, le portiamo giù, le diamo ai ragazzi per andare a scuola e quindi il progetto è unire questi ragazzi a quegli altri ragazzi. Frequento la seconda AMAT del Gaia Olenti di Biella e con i miei compagni abbiamo partecipato a questo progetto. Allora Marco, è stato difficile cambiare una gomma? Ma dipende, cioè se hai esperienza, sei un po' avvezzo nel campo, riesci a farlo con poche difficoltà, in scioltezza. Invece se non sei proprio del mondo, è un po' difficile. Ho imparato cose nuove come i tipi di pastiglie, freni, anche le corone davanti, e è stato molto utile perché nel caso di avessi bisogno a casa adesso so come aggiustare grazie a Massimiliano, e è stato molto bello, ho imparato cose nuove. Questa esperienza qua a Beta Bike è stata molto bella, diciamo che pensavo di sapere molto sulle bici, invece quasi non sapevo quasi niente, sapevo proprio le basi. Grazie a Massimiliano abbiamo imparato molto qua, diciamo è stata molto una bella esperienza, qualcosa di nuovo. Studio per fare meccanica, anche riparare biciclette è abbastanza inerente alla cosa, poi potrebbe essere utile in un futuro lavoro, però secondo me la cosa più difficile è stata cambiare il cambio. Il progetto Beta si è svolto qui alla ciclo officina Thomas Sankara di Occhieppo e vogliamo proprio ringraziare di tutto cuore Oreste che ci ha ospitato, Massimiliano che è veramente stato la guida di questi ragazzi, e abbiamo trascorso dei mesi fantastici qui e credo che anche i ragazzi siano d'accordo. Grazie Oreste!